tutti ragazzi, ed eccoci qua ritornati con la Draft Challenge. Ed oggi signori siamo qui a fare un draft che non avevamo fatto su FIFA 16. Perché oggi signori col nostro bel draftino comporremo la squadra con i giocatori più bassi che questo draft ci darà. Avevamo fatto quello dei giganti, ora faremo quello dei nanetti. E vediamo un po' che formazioni ci darà. Insomma, oh mio Dio, lo schifo vero di ste formazioni, ragazzi, sono orribili. Questa forse è la formazione migliore che ci possiamo andare a prendere. E ragazzi, però, prima di andare a vedere chi sarà il nostro nano capitano di oggi, dovete lasciare un like per questa nuova draft challenge. E proviamo come sempre a superare 20.000 likes per questa nuova sfida. E quindi, signori, 5-2-2-1, vediamo un po' chi sarà il nostro capitano. Per favore, non farmi rosicare. Già c'è Bale. Non so quanto sono alti, ragazzi. Io so che Bale e Ronaldo sono abbastanza alti. Mascherano Ned e Sanchez? Ho dei dubbi. Vediamo Bale quanto è alto. Ok, 1,83. Mascherano è alto 1,74. Ti prego, dimmi che Ned è più basso. No, 1,77. 1,85. 1,69. Dio, grazie Sanchez che sei basso. Prima riserva. Oh, c'è Nani, ragazzi. Ce lo dovremmo prendere solo per il nome. 1,77, 1,87, 1,75, 1,70 Douglas Costa e 1,78 Zabaleta. Quindi il più basso è Costa. E ci abbiamo già due giocatori che giocano sulla sinistra. Non so quanto sia un bene. Di Maria. Di nuovo Nani. Forse è destino, però no, c'è Mertens, ragazzi. Penso sia Mertens il più basso. 1,69, 1,80, 1,75, 1,85, 1,73. Oh, ci sono usciti tutti i giocatori sulla sinistra, ragazzi. 3 su 3 sulla fascia sinistra. Adesso FIFA, per favore. No, ok, già. Oddio, Diego Costa. No, è alto 1,90 quello. Boni, 1,82, 1,92, 1,85, 1,88, 1,76 Sagna. Anche se per adesso l'intesa non è proprio buona, che sono usciti dei giocatori che non ci azzeccano un cazzo l'uno con l'altra. Smalling quanto sei alto? 1,92, 1,74, 2 metri Begovic, 1,87 Gignac, 1,84 Schürrle. E lui per fortuna mi fa intesa con Sanchez, Dio grazie. Robben! Per favore, dovrebbe essere il più basso qui, ragazzi. Che dirà? 1,89, 1,89, 1,87, 1,88, 1,80, Robben! Meno male che sei il più basso, amico mio. Ora, passiamo ai titolari. Vediamo chi mi esce come punta. Ok. Petkovic, 1,92, 1,65 a Lustiza, 1,85, 1,82, 1,86, Niederschlöner. E ok, a Lustiza entra nel club. In un draft non mi è mai uscito Messi e continuerà a non uscirmi a quanto pare. Anche l'altra volta mi era uscito un Pardo, ma non era questo Pardo. Comunque, lui è alto 1,78, 1,83 Berardi, 1,77 Vela, 1,72 Lukas e 1,75 Salah. Comunque ragazzi, dobbiamo puntare al centrocampo e sperare che ci esca qualcosa di buono. Vediamo, ok. Renato Sanchez, 1,76, 1,80 Jorginho, 1,80 Gabby, 1,83 Noboa e 1,82 Herrera. E meno male che c'è lui che mi fa intesa perfetta con Robben. Quindi, vieni a noi, dopo sistemiamo tutto quanto. Però intanto vediamo un po'. Dio santo, Modric 89. Vediamo quanto è alto. 1,74, 1,80 Gundogan, 1,75 Fabregas, 1,83 Hamsik e 1,85 Dembélé. Quindi qui in mezzo il più basso è effettivamente Modric 89. Dio santo, che mostro. Cioè in tutti i sensi, sia come carta che come giocatore. Ora ragazzi, la difesa fittissima a 5. Vediamo un po' che cosa ci esce qui. Ok, vediamo Rose quanto è alto. 1,73, 1,86, 1,78, 1,83, 1,79 con Trau. Quindi sono felice di potermi andare a prendere Rose perché mi fa intesa con Sanchez, primo difensore centrale. Ok, veramente non vorrei niente di tutto questo, però vediamo un po'. Tu, 1,88, 1,80 un culo. Dimmi che non me l'hai messo un culo, per favore. 1,86, 1,87, 1,88. E ci siamo presi in culo. Per Ren, 1,81, 1,93 Van Dijk, 1,89 Manolas, 1,93 Cahill, 1,90 Benassia. Ci dobbiamo andare a prendere per ring, però almeno mi fa intesa con un culo. Ultimo difensore centrale. No ragazzi, non ci voglio credere nella mia esistenza. Chiellini è alto 1,87, Godin 1,85, Mascherano 1,74, 1,88 Pepe e 1,87 Barza. Cioè il peggiore, veramente il peggiore di tutti, che tra l'altro è anche il più basso, viene in squadra con noi. Dimmi che sei basso, figliolo. No, 1,80, 1,77 Coleman, 1,73 Carval, 1,77 Bellerin e 1,84 Piszczek. Quindi viene lui con noi. Vediamo il portiere, i portieri.
Adesso tutta merda, perfetto. C'è sempre gente del colore stesso della carta comunque, che la faccia gli fa solo da contorno. Pikachu è alto 1,85, 1,68 Lora, 1,91 Garcia, 1,83 Durm e 1,76 Jokic. Benvenuto. Stones 1,88, 1,86 Funes Mori, 1,80 Manchillo, 1,83 Siqueira e 1,82 Vrsaljko. E ci dobbiamo andare a prendere necessariamente Manchillo. Comunque, vediamo un po'. 1,75, 1,82, 1,80, 1,75, 1,70 Rutledge. Andiamo avanti. Ultimi tre giocatori. Ok, 1,73 Silva, 1,88 Ruiz, 1,80 Carrillo, 1,76 Depay, 1,86 Boateng e 1,73 Silva. Avrei veramente tanto preferito Depay, ma comunque ci dobbiamo andare a prendere Silva. Penultimo giocatore. Vediamo un po' se FIFA ci grazia almeno adesso. Ma neanche per il cazzo di cane. 1,89, 1,92, 1,78, 1,75 Felipe Anderson e 1,75 Palacio. Possiamo scegliere tra Felipe Anderson e Palacio. Però ragazzi, io effettivamente scarseggio a livello di punte proprio. Non abbiamo ATT. È sicuramente meglio dell'argentone che abbiamo lassù. E adesso, ultimo giocatore del draft. Vediamo chi ci dà. E ok, abbiamo fatto bene a prendere Palacio perché non ci è uscita nessuna punta di spessore. Di spessore, ma avete capito, insomma. 1,74, 1,82, 1,80, 1,73 Musonda. Sto pezzo di merda che Dexter, maledizione, me l'ha fatto conoscere. E 1,89 El Ghazi. Ragazzi, penso che questo sia il destino. Ci dobbiamo andare a prendere Musonda. E signori, questo è il draft che abbiamo di partenza. 63 d'intesa, 82 media squadra. Vediamo insieme che cosa riusciremo a creare spostando qualche giocatore. E ok signori, questa è la squadra che sono riuscito a creare. Non abbiamo fatto grosse modifiche perché proprio la formazione ce lo impediva. Dalla panchina comunque abbiamo la possibilità di tirare dentro il nostro Robben. E quindi signori, con questo draft da 155 andiamoci a cercare il primo avversario di oggi. Signori, vediamo insieme chi sarà la squadra. Oh merda, c'ha uccisa. C'ha una leggenda, c'ha Ronaldo e Bale ragazzi. C'ha una squadra migliore della nostra. Ok signori, attenzione, è partito Sanchez. Passalo. Va bene. Oddio! Prima azione di questo draft! Palacio impietrisce Buffon al secondo minuto! Grande Palacio con sto codino! Vola Lucas! Vola! Madonna, ma chi è che mi insegue? Madonna, c'ho Ronaldo che mi insegue, porca puttana! Oh, lo abbiamo lasciato lì! L'abbiamo lasciato lì! E non c'ho nessuno in mezzo, non c'ho nessuno in mezzo! Ora ce l'ho la gente in mezzo! Palacio! Palacio! Oh mio Dio, 2-0 al nono minuto! Ma di che cazzo stavo a parlare? Stavamo seduti buoni! Ok, va bene, ci siamo liberati. Ci siamo liberati. Vai, Lucas. Vai, Lucas, che sei velocissimo. Bravo, ok. Mettila giù. Palacio di tripletta in 22 minuti. È un mostro, ragazzi. Sta sempre nel posto giusto. Eccolo, Palacio. Palacio. La mette in mezzo. La mette in mezzo per Lucas. Aspetta, che ce l'ha ancora Palacio. Dalla, bravissimo. Bravissimo. Alexis. Troppo semplice. Ah, poi, ragazzi, una cosa. Qualcuno mi dice nei commenti come si fa la dev qui come esultanza? Perché non la trovo da nessuna parte. No, oh, cosa ha fatto? Si è aperto. Mi si è aperto un giocatore, raga. Aia, brutta. Ah, brutta, no! Ah, il primo colpo di testa che mi arriva e pio gol, giusto così. No, Begovic, c'avevi l'ascella pelosa, te scivolata. Scorri Alexis, passala, ok. Filtrala, ho sbagliato, non dovevo farlo. Aspetta che ce l'abbiamo ancora, ok. Aspetta. Modric al volo! Madò! È finito il primo tempo però, signori. Stiamo vincendo. Ok, ragazzi, i portieri stanno facendo un buon lavoro, mi dicono. Attenzione, vai Lucas. No, che ce l'abbiamo ancora. Bravo, Lucas, ok. Metti in mezzo. Oddio. Ma cosa ha fatto Buffon? Ok, vai. Vai Lucas, ok. Va benissimo, aspetta. Passala. Ripassala. Vai che non c'è il portiere, ma c'era però comunque Alexis lo fa. Questi nanerottoli come si capiscono al volo. C'ho la squadra un po' stanca, io forse è il caso che faccio entrare Robben. Eccolo qua Robben, vai Robben, su, scatta Robben. Vai Robben, primo scatto per te, primo scatto Robben, vai. Aspetta sul sinistro. Vai Robben sul sinistro, mannaggia a te. Madonna quanto corre, orco, due, velocissimo. Ma c'è Nkulu, peccato che non segue più la palla, poi lui è alternativo. Attenzione sulla fascia. Alexis, aspetta. Vado di qua, sull'altro pa... C-
cazzo era? La partita è praticamente finita. Ed è finita, signori! Prima partita di oggi 5-1. Ok, l'abbiamo iniziato bene questo draft. Vediamo un po' di continuare così. Secondo avversario. Ok, ragazzi, vediamo insieme. Secondo avversario di oggi, che ci mette da... una Liga Spagnola cazzutissima con Ronaldo, Messi e Bale punta. Potrebbe essere un problema. Ma ah, Messi è veloci. Madonna, Messi. Mamma mia, Messi. Ok, lui è stupido. No, no, porca troia. Aia, no, 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 perché quello non ha corso. Meno male, va. Ok, vai, vai Lucas. Vai Lucas, veloce. Veloce Lucas. Ma non c'ho Palacio in mezzo. Eccolo che è arrivato. Palacio c'è. Palacio c'è. Ho preso la squadra dei nani pensando di non riuscire mai a fare gol di testa. Eppure è arrivato il secondo. No, l'arbitro mi sembrava un mio uomo. Ma perché metto l'arbitro così roscio? Maledizione. Oddio, oddio. Chi è rotto? No, chi sei? No, 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 non dirmi che... No, no, ti pareva. Oh, l'unico centrocampista che avevo. Porco due, si è rotto. Mettiamoci Costa, raga, che vedevo di... non so, è l'unico che gioca sulla sinistra. Vai Sanchez, se dovresti essere più veloce di Albiol. Madonna, ok, ok, ci siamo, ci siamo. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene, Palacio! Che cazzo di gol! Oh mio Dio! Non gli ho fatto capire un cazzo! Un cazzo! No, Rose, Rose, no! Porca puttana, è il mio punto debole, è il mio punto debole quello. Rosa è il mio punto debole. No, la manca. Proprio quando li devi prendere per forza i gol. Quando li devi prendere per forza. Bravo Palacio, ok. Ok Palacio, metti in mezzo. Va bene, Sanchez, aspetta, rimetti in mezzo. No. Guarda quell'altro, guarda Ronaldo. È un mostro. Ma vaffanculo, chi cazzo lo ferma? Chi cazzo lo ferma? No, 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 no. No. Va bene, ok, corri. Corri Lucas, corri Lucas, ok. Vola al Palacio, vai Palacio, Palacio, Palacio. No, no, cadi cazzo. È finito il primo tempo, ragazzi. Abbiamo preso un gol di merda che non meritavamo di prendere, perché comunque i giocatori erano schierati ma hanno deciso di fottersi. Comunque, Palacio decisivo anche in questa partita per adesso. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Va bene Palacio. Vai Palacio. No. No, no, è andato giù malissimo. No, 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 oh, oddio, come gliel'ho tolta. Ok, vai, vai Alexis. Mettila. Ma non così, oh. No, non posso fare il 3-1. Ok, corri, corri, aspetta. No, ah, merda. Me ne ero andato, no, mo però glielo espelli. Era ultimo uomo, dai. Vabbè, giallo. Ah, rosso, ecco, era doppio giallo. Ah, ok, perché non era rosso diretto, pensate un po'. Bene, sentite, sapete che c'è? Io con Modric da qua la provo proprio. Io la provo. Io la provo. Merda. È finita. Abbiamo vinto. Signori, certo, andiamo bene in questi draft. Adesso, semifinale. Signori, semifinale. Vediamo un po' questo tipo che... finalmente non vedo una Liga Spagnola, ragazzi. Incredibile. Va a finire che questa sarà la partita più difficile di oggi. Che non lo sapete come vanno queste cose. E anche qua l'arbitro è rosso. Porco cane. Oddio, Dio, cosa sta creando? Cosa sta creando questo tipo? No! Non così! Me l'ha lasciato, me l'ha lasciato. Corri Palacio. Aia. No, 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 vabbè. No, vabbè. Il gol al rallentatore lo chiamo io questo qua. Cioè tutti che si muovono a cazzo di cane. Un tiro di merda che va sotto l'incrocio. Me l'hai visto. Vai. Sì, cazzo. Che azione! Modric, un inserimento incredibile! Madonna santa, qui! Come ce la siamo giocata bene, Modric, che arriva dalle retrovie! Ok, ci siamo, Alexis, mortacci tu! Non c'è portiere! Non c'è portiere! Mannaggia! E Rose, stoppala bene! Non sai fare un cazzo! Va bene, va bene, va bene! Va bene! Modric, riprova! Mannaggia! Raga, oh! Ma guarda che... No, 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 non stanno facendo niente di quello che gli dico io. Ma... Oh, guarda che non la perde più. Non la perde più sto uomo di merda. È il 45esimo, si vede. È il 45... Non la perde più. Questo è un uomo di merda, ragazzi. È un uomo di merda. È un cazzo di... Perde tempo a caso. Oh, ce l'ha fatta a fischiare, cazzo. Sono proprio quei giocatori noiosi del cazzo che fanno morire le partite. Ma a me questi fanno esaurire, perché guarda, li vanno piano piano. Piano piano. Mamma mia, è una noia giocare con questi. Me l'hai visto? Vai Palacio. Mi sa che era fuori gioco. Ma Toddo l'aveva messa.
Oh mio Dio! Ah, aia. Ma che non lo sapevo io? Ma che non lo sapevo io che dovevo prendere per forza un gol di merda? Ma che non lo sapevo io? Ma che cazzo metti la gamba là, figlio di puttana? Ecco il figlio di puttana, ha iniziato a fare figlio di puttana. Vai, vai Sanchez, ok. Ok Sanchez, ok Sanchez. Vai Sanchez! No, vabbè cazzo! C'ho solo Palacio, ma devo riuscire a mettergliela in testa, perché altrimenti è un dramma e l'ho messa su Sanchez! Sanchez! Modric! No, no, merda. Me l'hai visto? Si è inserito, si è inserito. Alexis! No! Aspetta, Modric! Vai Modric! Cazzo! No, oh, e perde tempo il figlio di puttana. Ok, vai Lucas, apri! Ok, no, finita. È ufficialmente finita, ragazzi. Il cancro di FIFA ha colpito ancora. Il cancro di FIFA ha colpito ancora. E niente signori, una volta usciamo in finale, adesso perdiamo in semifinale contro un pezzo di fango e vediamo un po' che pacchetti ci dà. Yeah! E è oro raro, già va bene. Che cosa? Mertesacker? Figurati se non era Mertesacker con 27 di velocità. Secondo pacchetto, questo qua è premium maxi, 24 oggetti, vediamo un po' che cosa ci dà. È già oro raro e che schifo sarà mai. E figurati, Morgan. E niente signori, questa era la draft challenge coi nani. Siamo riusciti comunque ad arrivare in semifinale. Abbiamo fatto un buonissimo draft. Comunque signori, nei commenti fatemi sapere quale altra draft challenge volete che io faccia in questo FIFA 17. E come sempre per le draft challenge proviamo a superare i 20.000 likes per farmi vedere che ci siete. E quindi signori, come già detto, per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento, statemi a saluta. Bella. Aspetta, Hunter. No, ho sbagliato. Passamela, ok. Girati. Vai Hunter. Oh mio Dio, come? Con che convinzione.